sembra che non abbiamo rotto il gioco. Ho ancora la grossa preoccupazione che, avendo fatto prima Morgoth rispetto a Rennala o il pretore Rykard o altri lordi importanti, ed essendo adesso di dita in fase di entrare in contatto con la volontà superiore, potremmo aver perso dialoghi con loro, che non sarebbe il massimo. Però purtroppo a quel punto lì mi sa che qualcosa l'avevamo fottuto e semplicemente il gioco mi ha punito per andare all'Endel prima del previsto. Solo che non era mia intenzione, sono finito a caso. Oggi però si torna a Liurnia, let's go Liurnia! Non so cosa potremmo incontrare qua dentro nello studio cariano. Di sicuro è qualcosa di collegato alla quest di Ranni e di Fia, visto che dovremmo trovare il corpo di Ranni. Perché logicamente in questo modo qua, trovando il corpo di Ranni, dovremmo riuscire anche a trovare il sacro marchio che cercava Fia. Ci ha detto appunto, è una cosa che ancora non capisco, non saprei come raggiungerlo, però ci ha detto che appunto il sacro marchio di Godwin dovrebbe essere alla rocca della tavola rotonda. Solo che là non possiamo fare niente per trovarlo per adesso, non possiamo interagire con nulla. Quindi ipotizzo che prima di poterlo ottenere dovremmo trovare prima quello di Ranni, perché penso che Ranni ne abbia uno a sua volta, logicamente, visto che anche lei probabilmente è stata ferita, comunque aveva qualche marchio sul corpo a mo' di Godwin. Devo capire però perché gli interessa, cosa ci potrà andare a fare, cosa ci vuole andare a fare più che altro. Bella quest'area. Sotto c'è dell'acqua, ovviamente è uno studio, quindi ci saranno un sacco di scritti, libri e roba ovunque, più una libreria anche, ovviamente. C'è comunque in giro quella statua. O la mettono proprio in giro a caso, è un semplice placeholder da mettere ovunque, oppure deve essere un personaggio che è super importante ovunque. Ma a questo punto, dopo averla vista così tante volte, un po' spammata ovunque, direi che forse semplicemente era una statua che hanno creato per decorare il gioco e l'hanno messa un pochino ovunque come statua. È un po' un peccato, ma immagino che sia così anche. Salve voi. Penso che cercherete di fregarmi, immagino, vero? Ah. Wow, plot twist. Non me l'ha attaccato quelli sopra, me l'ha attaccato quelli sotto. Sicuri di non voler scendere? Sicuri? Ecco, però appunto, il marchio che sta cercando Fia è il marchio del mille piedi, del centipede, che sappiamo che è direttamente collegato ai fondamentalisti dell'ordinario. E mi chiedo, quindi, se quando Godwin è stato sconfitto, quando Godwin è stato ucciso, probabilmente è ritornato in vita comunque nella sua forma di combattente che vive nella morte, e facendolo probabilmente... complimenti comunque per l'attacco. E facendolo comunque sono arrivati i fondamentalisti dell'ordinario per ucciderlo e per forse limitarlo. È così che sono riusciti a... Oh, sei vestito come Selovis. Però sei la precettrice Miriam. Ma non l'ho già sentito? Non ne sono sicuro. Però anche lei è scomparsa, esattamente come il drago. Maledizione. Ah, è andata là sopra, ok. È semplicemente un modo per attaccarci a ripetizione fino a che non arriviamo in cima. Molto probabilmente. Understandable. Però se è così, come dico io, ovvero che appunto i fondamentalisti hanno combattuto il corpo di Godwin, hanno sconfitto marchiandolo con il marchio del centipede, logicamente allora non dovremmo trovarlo su Ranni. Però non riesco a pensare ad altra cosa. O è proprio in una cosa che ancora non conosciamo, in un punto a caso, o è sul corpo di Ranni tecnicamente. Salve. Potresti utilizzare un'altra stregoneria anche? Sto utilizzando molto questa qua e poco... qualsiasi altra cosa, no? Vieni qua, vieni qua, vieni qua! Vieni qua! Vieni! Non viene qua. Vuole continuare a scappare. Va bene. Leviamo anche loro. Che poi dovremmo pure esplorare quest'area quando utilizziamo anche l'oggetto che ci ha dato Ranni. Che per adesso sto evitando perché normalmente quando esploro un luogo del genere immagino che tu non abbia subito quell'oggetto, quindi... prima controlliamo nuovamente e poi vediamo qual è la vera differenza. Bastone di scintipietra cariano. Scintipietra blu... conferite ai stregoni che ricoprono il ruolo di cavalieri, potenzia la stregoneria della spada cariana. È molto specifico l'incantesimo che potenzia. Potenzia soltanto quello lì? Mi sembra fin troppo specifica come cosa. Forse questo si sposta, attivando l'interruttore giù. Si vedrà cosa cambia, però adesso andiamo avanti. In questo luogo qua dove non credo... sotto non c'è un segreto, perfetto. Non credo che sia troppo grande, mi sembra semplicemente una sfida per raggiungere la torre divina di Liurnia. Perché... dovrebbe ricollegarsi direttamente a quello, logicamente, questo luogo. Andiamo a porre fine alla sua sofferenza. Non so come non mi hai preso. What the fuck? Come? 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 Addirittura? Così veloce? Senza neanche un preavviso né nulla? Devo continuare a seguirlo o
Non lo so. Devo trovare un modo per bloccarlo. Sorprenderlo dall'alto? Attaccarlo dall'alto? Potrebbe essere. Comunque sì, proviamo ad attaccarlo dall'alto. È l'unica cosa che mi viene in mente da provare a fare. Dov'è ora? Ah, è là fermo. Ok. Posso attaccarti dall'alto? Non ci credo. Ti prego, prendilo. Ti prego, prendilo. Ok, prendila. Perché è precettrice. L'ho mancato troppe volte. Diluvio magico. Ah, tra l'altro stavo pure pensando a cosa fare per la legge della regressione da utilizzare all'Endel. Arrivare fino al livello 27 di intelligenza è tanto, però potremmo comunque mettere qualche punto di intelligenza, sperare che l'area una maggiore di Rennala aumenti di intelligenza, trovare anche casomai degli amuleti che ci aumentano l'intelligenza e raggiungere l'obiettivo necessario. Oppure aspettiamo di raggiungere, da quello che sappiamo, l'uovo di Rennala, redistribuiamo le caratteristiche, andiamo a 27 di intelligenza, utilizziamo la legge della regressione e poi ci rimettiamo a stabile di prima. Potrebbe anche essere un'idea, volendo, eh. Stregoneria della famiglia reale di Caria. Evoca una massa magica che scaglia proiettili ad ampio raggio. Sempre è stata insegnata loro dai cristalliani in occasione della stipulazione dell'antica alleanza. Ok, interessante. Allora, i cristalliani abbiamo visto uno. Mentre esploravamo appunto Liurnia, per quel poco che abbiamo fatto, abbiamo trovato un cristalliano nella galleria accanto all'Accademia di Raya Lucaria. E appena abbiamo sconfitto quel cristalliano, cambierà la gravità qua, quindi. Non a caso l'interruttore di sotto cambia la gravità e è una statua al contrario. Ok, però come si potrà esplorare a testa in giù? Se si è fighissimo. Vabbè, si vedrà. Però non sappiamo ancora cosa siano questi cristalliani. Ci sono stati menzionati, se non sbaglio, nella spada di cristallo. Ci sono stati menzionati adesso, ma per il resto davvero poco altro. Non sono la stessa cosa però degli albinauri. Gli albinauri sono diversi, quindi quello si vedrà comunque meglio di cosa consistono e cosa sono veramente. In ogni caso, però, se c'era un'antica alleanza, vuol dire che si sono alleati contro qualcuno, o si sono alleati dopo che avevano fatto tipo una guerra e poi è arrivato un nemico ancora più forte, più importante e più pericoloso. Potrebbe benissimo essere anche quello lì. Sì, qua adesso bisogna invertire la gravità. Forse solo questa stanza è no, tutto il posto deve essere colpito da sta cosa, probabilmente. E noi dobbiamo fare platforming per andare fino là sopra, probabilmente. Le mani quindi mi attaccano dopo, ha senso. Ha senso. Comunque chiaramente Liurnia ha ancora un sacco di cose da farci scoprire e da capire. Ci deve essere ancora il mondo qua da trovare e di cose da fare. Ma io sono molto tentato ad andare al fiume Einzel per la quest, i ranni. Adesso si vedrà. Potrei finalmente decidere di fare Liurnia o potrei decidere di fare quello. Ci penserò, per adesso non è ancora una buona risposta, soltanto che mi interessava prima fare questo qua perché appunto Godwin è il personaggio che più mi interessa fino adesso in tutto il gioco, perché mi sembra non proprio la chiave di tutto, perché da quello che sappiamo adesso Ranni è tanto importante per quella narrativa quanto lo è Godwin, anzi forse potrebbe esserlo ancora di più perché lei era la mente dietro la notte dei nei coltelli e potrebbe aver fatto un sacco di cose. Oh, questo ratto ha droppato un oggetto. Come ti danno le umanità in Dark Souls, danno le 7 runiche nel The Ring. Perché come sempre divorano i cadaveri delle persone che trovano in giro e divorandoli li trovi in pancia. Oggetti del genere. Ok, andiamo a invertire la gravità. Però non ci dimentichiamo, perché di recente sto sbagliando troppe volte, di leggere questo. Aumenta il recupero di punti abilità dalle ampolle di lacrime cerule. Quindi troveremo anche il talismano del seme scarlatto. Talismano ceruleo modellato su un seme di albero madre. L'albero madre era un tempo perfetto ed eterno. Pertanto, si riteneva che non potessero esistere i suoi semi. Un tempo era perfetto ed eterno. Però va contro l'altra descrizione che abbiamo ricevuto, che l'albero madre era perfetto per un attimo. Probabilmente perché il popolo pensava che fosse perfetto ed eterno, ma quelli in cima, quelli importanti, che sapevano cosa succedeva realmente, sapevano che in realtà non è così. E sapevano che l'albero madre in realtà era molto temporaneo. Molto più di quanto non possiamo pensare anche adesso. Perché è proprio per una frazione di un istante era a posto, da come l'ha praticamente definito. Un tempo l'albero madre era prospero e abbondante, seppure per un breve attimo. Uno mi dice per un breve attimo, l'altro mi dice esatto, tutto si è invertito, perfetto. Ora bisogna esplorare l'area a testa in giù. Questa è una figata incredibile comunque. È super originale come cosa. È super originale come cosa. E le mani prendono... Ma perché le mani prendono fuoco comunque? Oh. Perché le mani prendono fuoco comunque? Sapete qual è l'unico altro nemico che prende fuoco?
in questo modo qua sono le piante. Le due dita che troviamo. Fuck off. Le due dita che troviamo in cima alle torri di via sono fatte di legno. Non è che anche loro sono fatte di legno? Forse è un concetto diverso, però il legno di Elden Ring è da vedere in un modo diverso. In ogni caso è curioso che prendano così facilmente fuoco. Sono davvero uno dei pochi nemici che lo fa, quindi deve esserci qualche peculiarità al riguardo. Non è fatto a caso. Attenzione, attenzione, attenzione. Ah, mamma mia. Quello fa molto male come attacco. Allora, cerchiamo di prendere a sprovvista. Facciamo così. E poi facciamo così. Vai! Che cavolo. Mi hanno colpito tutti, mi hanno interrotto. Se no facciamo un secondo colpo. Uno! E uno! Scomparso. C'eravamo però. Un altro colpo sarebbe morto. E probabilmente la prossima volta che lo colpiamo sarà morto. Se anche qua dovesse scappare tre volte, adesso non ci riuscirà, visto che abbiamo fatto così tanti danni. Tecnicamente. Spero. A meno che non scivolo qua sotto e muoio. Sempre un'opzione, sempre un'opzione. Maschera... questo mi interessa. Questo mi interessa parecchio. Maschera del precettore, la stessa di Seluvis. Seluvis comunque non mi fido per un cavolo. Quando torneremo al villaggio degli Albinauri a parlare anche con Nefeli e a fare cose relative a quello, io non gliela darò in nessun modo l'ampulla, perché di lui mi fido poco o nulla. Più nulla che poco, anzi. Ora cerchiamo di sconfiggerlo. Ah no, sono scivolato. Non ci posso credere. Non scappare. Ok. No, non scappare. Ok. 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 Lucidità. Aspettavo invece l'incantesimo che utilizzava con l'arco di scintillietra. Però no, invece. Va bene. Lucidità. Stregoneria della famiglia reale di Caria. Riduce l'accumulo di sonno e follia. Ok. I cavalieri cariani non vaccinano mai. Un po' come questa mano. Che ha il coraggio di mille mani. Sapeva già che sarebbe morta, ma comunque era disposta a sacrificarsi per proteggere questo luogo e per non permettere a Mobembidi di andare avanti. Secondo voi devo saltare su questo, vero? Sì. Poi devo scendere su quelle piattaforme lì. Mamma mia! Ok. E poi facciamo questo. Ok. Adesso non perdiamoci anche i cadaveri che abbiamo visto qua. Lì ce n'è uno, là sotto ce n'è un altro e sopra non mi sembra ci fosse nient'altro, quindi dovremmo aver preso tutto. Che figo comunque esplorare un luogo in questo modo qua. Lì c'è l'altro cadavere. Fegato sconsacrato, non è importante per noi. I fegati non li ho ancora mai usati perché ti aumenta la resistenza per qualcosa, ma per il resto non ti hanno nulla di troppo importante. E lucciola di scintipietra. Questo quindi è un ascensore che possiamo attivare con questo. Ok. Potrei portare la torre divina anche. La torre divina è accessibile solo se fa la quest tiranni. Forse la quest tiranni non si può mai rompere. Potrebbe anche essere. Ah sì, è qua. Forse c'è un punto di trasporto. Mi dimentico sempre che potrebbero anche esserci dei trasporti. Comunque non è detta come cosa. Ah, c'è un passaggio qua, non l'avevo visto. Quindi qua posso comunque aprire la porta? Ah, con un'animazione speciale. Infatti dicevo, potrebbe essere un pochino strano vedere l'animazione classica con la porta al contrario. Però addirittura animazione dedicata. Molte qua animazioni dedicate. Chiaramente hanno speso molto lavoro in quest'area. C'è stata molta attenzione per questo luogo. E vedremo la porta al contrario anche da qua fuori? Immagino di sì. C'è una grazia. Visto che la porta si rigira. Ovviamente la porta si rigira, non ci può più tornare indietro. Ed è anche per questo che c'era la cutscene. Perché in questo modo qua possono nascondere il fatto che poi devono rigirare il tutto completamente di nuovo. Ci sta comunque, è comprensibile come cosa. O fai uno di quei magheggi alla mod di alcuni giochi, comunque puzzle, che basano tutto sulla prospettiva e c'hanno comunque un sacco di cose dell'engine dedicate per farlo funzionare. Però qua non ce n'è bisogno comunque di fare una cosa così complessa. Questo onestamente basta e avanza. Potremmo però anche semplicemente utilizzare intelligenza e fare un po' di intelligenza. Sì, faremmo una build al 100% poco efficiente, ma eclettica. Non è il massimo per una blind run. Mi ero ridetto di non volerlo fare all'inizio di questa run qua, perché volevo essere un pochino più efficiente in questa serie, perché avevo paura di essere poco efficiente in questa avventura, di sprecare il vostro tempo. Ma perché comunque, come sto editando gli episodi, come ho adotto tre quarti in una serie dove sono stato in aree più avanzate rispetto alla mia e quindi ero sempre underlevellato, non è... Potremmo forse anche farlo a questo punto. Adesso ci devo pensare. Apostolo? 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 Che cazzo di codai?
Che cazzo di coda hai? Hai una coda un sacco serpentina. Hai una coda un sacco serpentina. Vuol dire quando incontreremo... No, 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 no. Vuol dire quando incontreremo il pretore Rykard c'entra un sacco con la fiamma nera? Mi torna, dopotutto anche l'altro c'è una forma molto serpentina. Adesso sono entrambi con una forma serpentina. L'altro me lo ricordavo, questo c'è proprio una coda da serpente, quindi deve centrarci per forza qualcosa. Devo potenziarmi Reduvia, perché qua voglio usare Reduvia. Ce l'ho più 5, ce l'ho più 5, dai. Sanguinamento. Sanguinamento come sempre. Seconda fase, ce n'è anche una seconda fase. Porca vacca. Range, non basta. Mi devo avvicinare di più. Wow, wow. Che cavolo di nemico sei? Che cavolo di nemico sei? Ok. Sanguinamento. Loro sono molto deboli al sanguinamento, perché dopo hanno un'armatura di carne, di pelle. Non posso immaginarmi che sia super resistente a il sanguinamento, una cosa del genere. E per situazioni del genere comunque mi tengo Reduvia, perché è buono Reduvia. Devo solo potenziarlo un po' di più, perché possiamo potenziarlo ancora un po' Reduvia. Un pochino di upgrade possiamo ancora farlo. No. Oh. Attenzione. Attenzione. Ok, manca poco. Manca poco. Manca pochissimo. No. Non facciamo la solita cosa le scorse volte. Sono stato troppo cocky negli ultimi episodi. Troppo cocky. Usalo. Non sa mai. No, troppo tardi. Troppo tardi. Ma finalmente altra roba da Sacred Demon. Va più che bene, perché ancora non ho capito un cazzo. Non ho ancora capito niente a riguardo. La spada dei Cida è uno dei due oggetti di cui ancora sappiamo meno. Perché la regina dell'occhio tetro non sappiamo nulla. L'altro oggetto che non riesco a collegare in nessun modo a niente è le stelle ancestrali. Non saprei come collegarlo. Ma forse questo ci potrebbe dare finalmente una base. Pesa 6, neanche troppo, Neanche troppo, Non credevo di usare, ma neanche pesa troppo. Veste realizzata cucendo insieme ai brandelli di pelle levigata. Il grasso sottocutaneo la rende soffice e imbottita. Indossata dai nobili Sacrederma, noti per i loro paramenti a sette facce. Potenzia gli incantesimi della nobile presenza, che non sono quelli dei Cidi. I nobili sono gli apostoli primigenei, che sembrano aver assimilato una fisiologia inumana, in modo non dissimile dal crogiolo, il primo albero madre. Così. Mi dai un'informazione del genere così. Ok. Fammi leggere anche l'elmo e gli altri pezzi nel caso avessero qualcos'altro. Questo non potenzia alta caratteristica. Però c'è un occhio strano in cima. Un occhio giallo. Con il giallo penso sempre che sia tipo collegata alla grazia comunque in qualche modo. I nobili sono gli apostoli primigenei. Che significa? Quindi la regina dagli occhi tetri probabilmente è una regina precedente a Marika. Ipotizzerei per adesso. Collegata probabilmente a un regno presente prima dell'albero madre e quando il crogiolo era l'albero madre. Paura anche di traduzioni sbagliate qua, Potrebbe essere che sto leggendo una cosa sbagliata a causa delle traduzioni, però. Sembrano aver assimilato una fisiologia inumana, perché sono diventati serpenti. Quindi il pretore Rykard, il suo obiettivo ed il motivo del perché non faceva più anche... era considerato un traditore da Morgoth, era perché... probabilmente stava cercando di ricollegarsi a questa forma inumana, a questi primigenei. Voleva diventare un nobile dei primigeni avvicinandosi ai serpenti. E questa immagino che non si aprirà. Immagino. Onestamente non me l'aspettavo. Pensavo di dover fare prima Renala. Vediamo allora. Qua non si scende, Devo ancora capire cosa sia questa roba qua nell'aria. Non può essere a caso. Mi sembra comunque ormai evidente che tutto c'entra con le stelle. Le stelle sono davvero la cosa più importante di tutto il gioco. Perché sono importanti per l'albero madre, visto che c'è la bestia che arriva e che crea nell'ancestrale. Sono importanti per i cariani e per la stregoneria. Sono importanti per gli incantesimi. Sono importanti, sembra davvero, per tutti. Solo che mi fa strano. Dopotutto c'è sempre stata la simbologia delle stelle anche nelle torri divine. Ma pensavo... non riuscivo in passato a collegare così tanto al fatto che fosse davvero così presente, così sempre importante come cosa. Non sa mai che compare Melina. Prima o poi, appena ci compare un dialogo anche con Melina, sappiamo che
non l'abbiamo recuperata per niente, ma effettivamente l'abbiamo fatto per ricevere dei dialoghi. Perché potrebbe anche essere che comunque l'abbiamo salvata, ma abbiamo perso comunque tutti i dialoghi. Qua non ci sono le due dita. E quindi non c'è neanche la runa maggiore? E questa, questo quindi è il corpo di... Ranni? È squarciato allo stesso modo. È rovinato come corpo. Si sta praticamente pietrificando, mummificando e rompendo. Ancora comunque non mi spiego anche del trailer del 2018. Dove c'è appunto quello che ipotizzo ancora sia Radagon colpire l'ancestrale. E anche lui si spezza con delle crepe simili. Comunque mi fa strano. Cimello dell'astrologa e marchio maledetto. Ok, allora questo dovrebbe essere il corpo di Ranni. Cioè, la stessa proprio segno di Godwin, però. Proprio lo stesso identico. Ah, mi sono dimenticato anche leggere questo prima. Oh! Ah, sta passando il tempo. Ho visto muoversi improvvisamente le nuvole in un modo super veloce. No, si vedete perché il tempo va avanti così. Quando quando Radagon sposò Rennala, impose queste maschere ai precettori cariani. Per ribadire che sulle loro questioni andava mantenuto un riservo assoluto. Non a caso adesso collego quello che hanno sulla bocca è il suo marchio. È la stessa cosa. E in fondo ci sono delle stelle sul suo marchio. Aumenta intelligenza. Questa comunque non basta per arrivare però a 27. Talismano raffigurante la leggenda di una regina. È Nala. La giovane astrologa passeggiava con lo sguardo rivolto al cielo notturno. Ogni passo del suo lungo viaggio l'aveva avvicinata alle stelle. Finché non incontrò la luna piena. Fu allora che l'astrologa divenne regina. Visto? Ranni è la principessa lunare, quindi Rennala è la luna. O Rennala è strettamente collegata alla luna, ha il potere della luna stessa, qualsiasi cosa essa sia. Potrebbe essere anche quella lì, tipo una stella cadente come è raffigurata qua dentro comunque. Sappiamo che è caduta una bestia dal cielo con una cometa dorata. Potrebbe essere caduta una bestia dal cielo e una cometa di scintipietra. Una cometa di luna, qualcosa del genere, potrebbe benissimo essere tale. E lei con quel potere lì diventa la regina. Probabilmente è il potere che ha dato origine a tutta la stregoneria dell'interregno. Ed è forse anche quello che ha dato origine alla scintipietra per come la conosciamo adesso. Quindi è per questo che sono astrologhi. Astrologhi? Astrologi? È per questo che studiamo l'astrologia. Perché probabilmente è arrivata dopo. La scintipietra è arrivata dopo la magia, secondo me. Quindi è un mondo che è diventato più passatempo, più magico questo qua. È nata nell'ancestrale, è nata la scintipietra. Sono arrivate comete. Comunque penso ancora che il potere dell'ancestrale sia quello di collegare il sangue divino di una divinità alla sua alla stirpe del marito. E di creare quindi l'ordine aureo. Vabbè. Non a caso legge del regresso è quello che faceva Radagon. La legge c'è soltanto se è presente un ordine. La legge è ordine. La disgregazione che rompe l'ordine aureo è quello che rompe l'ordine in quel senso. Tra l'altro una cosa che mi aveva chiesto Psicognomo, perché dovete sapere che Psicognomo ha finito tutto il gioco. Non mi fa nessuna spoiler, non mi fa nulla. Però anche lui ha giocato tutta la partita ma aveva ancora alcuni dubbi. Quindi mi è arrivato a me, sapendo comunque quello che ho fatto in queste qua e sapendo quello che ho fatto nei video, mi ha chiesto: io però non ho capito una cosa, ma perché è stato fatto questa mega pippa mentale del fatto che Godwin era il primo dei morti ed era l'unico modo per uccidere un semidir utilizzando il marchio della morte, ma poi tu nel gioco vai a uccidere Radahn senza alcun problema, vai a uccidere Godric senza nessun problema e muoio nonostante non siano semidei? È una cosa che non ci avevo pensato, in effetti è una buona domanda. E onestamente, se andiamo sulla mia teoria, di quella dove se c'è l'ordine aureo, che questo ordine aureo è il potere dell'anello ancestrale in azione che collega il sangue da divinità alla stirpe del marito, allora questi sono immortali, sono eterni esattamente come è eterna la regina. Quando però viene rotta l'ancestrale, il collegamento di sangue non c'è più, quindi automaticamente Radagon non sarebbe più un semidio, Radahn non sarebbe più un semidio, Godric non sarebbe più un semidio, e quindi è possibile ucciderli anche dal giocatore. Mi tornerebbe come cosa e sarebbe tecnicamente una prova in più riguardo alla teoria che ho fatto fino adesso. Quando si gioca questi giochi qua, in realtà la cosa più importante da fare non è leggere le descrizioni e farsi delle domande sulle descrizioni. Questa è una domanda che non mi era venuta in mente e me l'ha fatta Psicognomo, quindi ve la ridico io adesso a voi. Questo quindi è il marchio della morte. Marchio maledetto. Marchio maledetto inciso sulle antiche carni di... Ah, il marchio del centipede, adesso ce lo vedo! È perché
ha quella forma così e c'ha tutte le gambe ai lati. Ecco perché è il marchio del centipede. Marchio maledetto inciso sulle antiche carni di Ranni la strega, noto anche come lo squarcio semicircolare del mille piedi. Questo marchio maledetto fu inciso alla morte del primo semidio e doveva avere forma circolare. Poiché morirono due semidei contemporaneamente, tuttavia... Adesso ha senso, perché ci sono due marchi ed è il perché è successo anche a lei. Perché nell'uccidere Godwin, Ranni è morta a sua volta. Poiché morirono due semidei contemporaneamente, tuttavia, il marchio si spezzò in due semicerchi. Ranni fu la prima dei semidei a morire nel corpo, mentre il principe della morte morì solo nell'anima. Ok. Per questo Ranni è ancora viva. Viva. Perché sono entrambi ancora vivi. Ranni è ancora viva perché la sua anima è quella che vediamo nella bambola. Quindi quella che probabilmente è anche in parte visibile è l'anima di Ranni. Mentre Godwin, il motivo del perché lo troviamo così anche fermo, che non riesce a fare nulla, ma che sta crescendo come un vegetale, letteralmente. Minchia, che cosa tremenda. Gli è morta l'anima. E quindi, questo ci dà la conferma che quello che avevo detto anche un sacco di tempo fa sul il dio senza anima che era menzionato riguardante i mausolei in giro per l'intero regno, potrebbe sì essere Godwin, perché Godwin è senza anima. Devo dire però che sono ancora confuso dal fatto che ci sono due Godwin. Quello sotto il castello Gran Tempesta e quello appunto nell'abisso di radici. L'abisso di radici credo sia il Godwin al 100%. L'altro potrebbe anche essere qualcos'altro, ma non saprei cosa di preciso. Non so se appunto una parte di Godwin che è cresciuta nella distanza, potrebbe benissimo esserlo. Non so se è qualcun altro di cui ancora non sappiamo niente, ma che ci dovrà essere rivelato in futuro. Non lo so, ma questo mi dà già molte idee. E quindi il marchio maledetto dovrebbe essere un cerchio. È una runa maggiore. È una runa maggiore. Perché se fai il cerchio completo è una runa maggiore. È da un sacco che non riguardo il logo di Elden Ring. La runa maggiore vera e propria completa. Con un'immagine decente. Fatemi controllare. Ho appena notato una cosa. In passato e fino adesso l'ho sempre interpretato come decorazione, ma no. Sulla runa ancestrale è visibile anche la runa di Radagon. Ci sono tante linee a forma di X poco visibili, ma ci sono. Questo non so se potrebbe essere una runa maggiore. Di sicuro ci sono tanti cerchi. Ci dovrebbe mancare ancora il cerchio di sopra e il cerchio di sinistra, tecnicamente. Manca anche il simbolo di Marca, che è quello in alto, che vediamo un po' anche ovunque nell'intero regno. E forse anche parte della runa maggiore dovremmo trovare un simbolo molto verticale. Quindi, quando viene utilizzato anche il termine runa ancestrale per queste due, ha senso. Perché la runa ancestrale è quella, la runa maggiore, quella dell'anello ancestrale. Quindi c'è questo. Questo è praticamente lo sfondo. Questo è la parte di sopra e gli anelli sono quelli che fanno parte della runa maggiore vera e propria. Quindi prima o poi troveremo anche queste parti qua? Immagino di sì. Qualcuno dei possessori delle rune maggiori avranno anche questi pezzi. Quindi ha senso che ci siano 9 rune maggiori? Perché dovrebbe essere cerchio centrale, base di Godric, cerchio di destra, di sinistra, sopra, siamo a 5. Radagon, bastone secondo me verticale, 7. Semiluna in cima, 8. Me ne tornano 8. Però potrebbe anche essere ci sia tipo due pezzi di runa maggiore di Radagon o roba del genere. Potrebbe essere tipo la parte di destra della runa di Radagon, la parte di sinistra della runa di Radagon e poi la parte verticale della runa di Radagon. Quindi questa divisa in 3, questa divisa in 1 e i cerchi divisa in 5. Andiamo da Fia. Fia voleva appunto questo, il marchio maledetto. Ne cercavo un altro. Mentre l'altro marchio maledetto dovrebbe essere custodito alla rocca della tavola rotonda. Quindi forse se adesso parliamo con lei potremmo tornare alla rocca insieme a lei a raggiungere il marchio che ci manca. Quindi comunque il collegamento dei mille piedi sì sono il simbolo dei fondamentalisti, ma è anche il loro simbolo perché è quello che ha ucciso Ranni in parte. È più che altro un monito, una cosa per ricordarsi di quel simbolo lì e vederlo anche nei centipedi dorati. Mentre il principe della morte morì solo nell'anima. Però perché mi definisce anche qua Godwin come principe della morte? Perché ha senso principe della morte dopo che è morto, ma non mi torna principe della morte prima che è morto. È strana come cosa. E quindi questo è quello che succede a un corpo senza anima. Cos'è però l'anima in questo mondo? È un concetto astratto e basta? Dove se succede, succede e sfiga? Perché però diventa con sembianze anche simili ai pesci? Ho il marchio. Tutta colpa di Fia che ha tenuto quel teletrasporto acceso, non potevi spegnerlo. Tutta colpa anche di quelli che mi hanno detto: ah sì, l'unico modo per entrare all'Endel è dalla porta di Lyurnia. Non è vero, cazzo.
Ci metterò un sacco per superare questa cosa. Per tutta la serie fino adesso è stato Margit, adesso è questa qua la nuova cosa di cui mi lamento. Aspetta un attimo, prima per sicurezza controllo la rocca. Non credo ci sia nulla, ma prima controllo la rocca. Già che ci sono potenziali dubbia. Già che ci sono una porta più 7. Qua non c'è nulla, però, visto che stiamo parlando comunque di questi argomenti molto importanti, oggi ci siamo ritrovati in una zona chiaramente molto lore heavy. Mentre ho fatto il giro qua velocemente, ho notato una cosa in realtà, riguardando questi dipinti. Questo ancora adesso mi dice poco o nulla, perché è l'albero madre e basta. Guardando Marika, non so, tutte le raffigurazioni di Marika mi sembrano sempre di lei molto... Mi dà proprio un'idea di tristezza la sua. Come se appunto fosse sempre stata chiusa in quella stanza dove... della regina. Un po' come sottomessa all'ordine, mi ha sempre dato questa idea qua. Godfrey, dall'immagine, è un sacco imponente, cattivo e arrabbiatissimo. Mentre Radagon, con il fatto che c'ha gli occhi in quel modo, mi sembra un sacco... Tanto quella è la sua posa proprio. La sua posa è quella di stare in T-pose. Perché c'era in tutte le sue raffigurazioni, c'era anche nella legge del regresso, c'era anche qua, non l'avevo notato. Però lui mi sembra che abbia dei piani, lui mi sembra che sia viscido in qualche modo. Torniamo da Fia allora, consegna il marchio. This is the other Hallowbrand. How did you... Oh, my utmost thanks. With this, Godwin can take his rightful place as first of the dead and claim a second illustrious life. You are my, our true champion. And though I can't be of any use to you, can I hold you tight? If only for a moment. Benedizione del baldacchino lucente. Il motivo del perché lei voleva il marchio, quindi era per rendere Godwin il vero primo semidio morto. Perché fino adesso era tecnicamente a pari merito per il primo posto. E cosa ci vuoi fare quindi? Parla in segreto. I will soon lay with Godwin, and it will surely stir within me the new life of the Golden Prince and first dead of the demigods as the rune of those who live in death. Please do one thing for me. Brandish this child, my rune, and take for yourself the throne. Stay the persecution of those who live in death by becoming our Elden Lord. Okay. I will soon lay with Godwin to conceive my child, the rune. Brandish my rune and take for yourself the throne. Stay the persecution of those who live in death by becoming... Lei farà un figlio con Godwin? L'arena gigante si sta giustificando finalmente? Cosa cazzo incontriamo ora? Cosa va a succedere? Ne ho due adesso. Una più accesa rispetto all'altra. Protezione di un santuario nascosto, aspetto simile a un talamo. Una benedizione estremamente rara. Consuma PA per incrementare probabilmente la stabilità, ha effetti più duraturi di una semplice grazia. Si dice che una compagna di morte impartisca una simile benedizione solo una volta nella vita e che sia l'unica che pronuncia di sua volontà. Ha effetti più duraturi di una semplice grazia. Allora, quella frase non ha senso fino a che non rileggiamo questo. La grazia distrae brevemente dai dolori della carne, solo la morte, pace assoluta, libera dalle sensazioni. Questo invece ha effetti più duraturi di una semplice grazia. Quindi tecnicamente la grazia è una distrazione dal dolore della carne. Questo invece dovrebbe avere un effetto praticamente non eterno, ma più duraturo. E la grazia però dovrebbe essere questa, perché è... mi sembra tradotto male. Credo che benedizione sia stata tradotta alcune volte in grazia e grazia alcune volte in benedizione. Perché benedizione nel baldacchino è sotto scritto grazia concessa da una compagna di morte. Quindi non si riferisce allora alle grazie come le grazie, si riferisce alla benedizione come benedizione. Quindi questa benedizione ti dà una... distrae dal dolore della carne. E questo mi dà un'altra conferma. Di solito il baldacchino è sui letti. Quindi la benedizione del baldacchino è perché ti dà la sensazione del dormire. E il dormire è la stessa cosa della morte. Quindi di nuovo ha senso la cosa che ho detto in passato. Il fatto che il fratello di Dee stesse dormendo è perché praticamente viveva nella morte, molto probabilmente. È per questo che Dee invece era un fondamentalista che andava esattamente contro la morte, perché probabilmente
voleva vendicare il fratello che era addormentato. Santa Trina, che è comparsa dal nulla in un momento a caso ed è quella che è collegata al dormire, al sonno, probabilmente anche lei è collegata alla morte. Quindi se noi consumiamo questo baldacchino, cosa cazzo ci fa? Mi uccide? Mi dà la stessa sensazione di essere morto tecnicamente? Questo lo consumo perché non mi serve in nessun modo. Prima però di fare qualche errore, qualcosa sbagliato, casomai consumandolo, perché è detto che viene creato al massimo una volta nella vita, quando c'è davvero un sentimento di apprezzamento verso un'altra persona elevato, noi riposiamo e vediamo che succede. Ancora nulla? Forse mi devo trasportare via da qua perché ok. This is goodbye, my dear. But I am satisfied. I choose to lie with Godwin of my own will. Not the remains of one chosen for me. And I will bear a child who will inherit your warmth too. What greater blessing could there be but to be born a deathbed companion? Quindi questo che le faceva? Il motivo del perché lei giaceva accanto a dei nobili all'inizio gioco, quando c'era stato narrato, era appunto perché il suo obiettivo era quello di, con un morto, concepire un figlio e dargli nuova vita. Tecnicamente è praticamente una rinascita per la persona morta, qualcosa di simile. È contenta che la grazia l'abbia scelta, l'abbia levata dal suo vecchio obiettivo, che è quello di appunto di probabilmente dare vita al figlio di un nobile, perché voleva andare dietro a Godwin. E dare vita al figlio di Godwin. In parte avrà anche il nostro calore e tutte le persone che hanno dato calore. Immagino che comunque sia un po' un modo semplice. Gli abbracci anche. Ovviamente tutto nel eufemismo per il sesso. E immagino che anche sia il venirle dentro. Se vuoi. Questi qua sono gli argomenti, ok? Quindi che cazzo esce un mostro? Per adesso non consumo l'altra benedizione che ci ha dato per non rischiare in nessun modo. Ma stavolta mi trasporto qua. Oltre le radici invece di andare da... Oh, stessa grazia. Potrebbe essere chiamato qualcosa. Potrebbe ancora non è successo niente. Lei è scomparsa. Ah no. C'è, tocca Fia. Ovviamente perché vanno a dormire. Qua non mi ricordo quando ho collegato quella cosa, ma cacchio se ci ho azzeccato tantissimo. Quindi qua c'è la vera boss fight. Adesso che è addormentata io volevo provare una cosa un sacco di tempo. Volevo provare pietra. Volevo provare a fare questa cosa un sacco di tempo perché avevo paura di farla arrabbiare. È come pietra. Eppure in altri punti c'era. Era più squiscioso. Era più sanguinolento. Ah, quella è una cozza. Minchia, un sacco dal mare allora. Non avevo ancora visto quella lì. Sembra tipo una cozza. Una. Comunque un mollusco con la conchiglia che si apre. Quindi quella lì è un pezzo di conchiglia, la faccia gigantesca? E immagino di sì. Non l'avevo notata per niente come cosa. Vai. Non so cosa potrà succedere qua. Io ho paura che tipo se lo facciamo rischiamo di non diventare Lord della Morte perché... andiamo a uccidere il... Godwin qualcosa e... Beh. Non lo so, però... Non fare nulla mi sembrerebbe la... Ok. Necrodrago Fortisax. What the f... No. Posso utilizzare torrente? Non posso utilizzare torrente. Ok. Questa mi sembra una boss fight. Questa sì che mi sembra una boss fight. Altro che i simp di Fia. Ok, necrodrago... Che cazzo c'entra però il necrodrago? Ha delle placche anche durate. È un drago nero con delle placche dorate in giro per il corpo. E ovviamente utilizza dei fulmini. Fulmini rossi. Che saranno i veri fulmini dei draghi antichi. Non a caso è un drago antico. Perché non mi attaccare dal basso? Lo sapevo. Pensavo attaccarsi in avanti. Ma in effetti aveva senso che colpisse verso il basso. E ovviamente ha dei fulmini di un colore differente. Ed ha quattro zampe. Perché è un drago, non è una viverna. Devo però informarmi del perché i draghi utilizzano fulmini rossi. Per una ragione. Perché, ok, sono fighi da vedere. Però, anche in Monster Hunter, così perché in realtà posso collegarla come cosa, in Monster Hunter il Fatalis, che è considerato il
drago più drago di tutti, perché è il classico drago con aspetto occidentale a forma di drago, a differenza di molti draghi stanno in Monster Hunter, lui è il drago. Nella sua versione di Fatalis bianco utilizza i fulmini rossi, quindi probabilmente c'è qualcosa di collegato all'immaginario giapponese che vede i draghi come utilizzatori di fulmini rossi. O è un caso, o è classica cosa di Miyazaki che gli piacciono altri media e quindi gli fa le reference all'interno dei suoi giochi. Potrebbe anche esserlo, perché di sicuro in nessun mondo riesco a immaginarmi che Miyazaki non giochi a Monster Hunter. Però potrebbe esserci qualcosa anche dietro. Devo vedere, tipo mitologia giapponese, se c'è qualcosa che si collega. Perché quanto sì, è comunque molto mitologia norrena, c'è George e c'è molte cose comunque a tema di più Europa che Giappone in questo titolo qua. Comunque Miyazaki è giapponese, quindi ci mette in mezzo sempre roba giapponese, quindi dovrei controllare. Questo è un bel combattimento, potrei provare comunque un pochino Reduvia. Adesso ci penso. Oh, il cielo! Il cielo! Stiamo scherzando! L'ho appena visto il cielo! Perché ha saltato in avanti? Lo sapevo. Ah, mi ha preso all'ultimo, ho finito la stamina, non potevo più rollare per scappare gli attacchi. È molto tosto lui. Ti colpisce costantemente, davvero difficile trovare la finestra di tempo per attaccarlo. E sei costantemente bombardato da fulmini. Tira entrambe fuori le saette, faccio fatica perché riesco a scansare la prima, però sapevo di non avere full vita, quindi non potevo tankarlo. Però stava andando bene, stava andando bene. Sto capendo pian piano la boss fight ed è molto bella questa qua. Ci sono stavolta.
Yes! 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 Ho visto che sta sparando che fulmine. Era il momento perfetto per utilizzare l'arte. Non ero mai riuscito a usarla solo in quell'istante lì. Mix di Reduvi e della spada dei Cida per battere il Necrodrago. Ed ecco il marchio maledetto completo. Ah, il marchio maledetto era la rocca. Lei l'ha presa la rocca. Forse non ho detto quello lì, forse avevo letto male io. Questo ci sta che mi dia una rimembranza. Era bellissimo come boss fight. Una delle più belle fino adesso. Sia di impatto visivo, sia anche di complessità, di moveset che aveva. Era comunque sì un drago, niente di troppo nuovo per From Software. Ma le cose che aveva erano diverse. Fastidiose di sicuro, ma molto belle. Rimembranza del Necrodrago Fortisax, scolpita nell'albero madre. Quando Godwin Laureo divenne il principe della morte, l'antico drago lottò a lungo contro ciò che dimorava nel suo antico compagno. Tuttavia non conobbe vittoria, l'unica ricompensa fu la corruzione. Quindi Godwin aveva un drago in passato. E quindi per quanto avessero combattuto anche i draghi, li avevano combattuti per poi comunque renderli loro alleati. Il drago si chiamava Fortisax, che non è lo stesso però di questo. Di Gransax. Quindi il drago, il necrodrago è entrato dentro Godwin per combattere appunto la morte, la corruzione dentro di lui. Solo che è stato corrotto lui a sua volta. Non a caso creava quelle fulmini neri che poi ci davano non so cosa fosse quel simbolo lì, però di sicuro era qualcosa che non volevamo che si attivasse. La runa riparatoria. Runa riparatoria del principe della morte. Possiamo riparare Godwin? Possiamo riportare Godwin? Consente di... È uno dei finali. Quindi sì, probabilmente con rune differenti puoi ricomporre la lancestrale in modi differenti. Una attraverso Fia, l'altra sarà attraverso Ranni. Runa creata da Fia, la compagna di morte, usata dal Lord Ancestrale per riparare l'anello ancestrale. Composta da noi due sacro marchi a semicerchio, introdurrà nell'ordine il principio della vita nella morte. Venuto in mente un'altra cosa. L'ordinario fu creato allontanando la morte fatidica. Il nuovo ordine sarà un ciclo di rinascita. Devo rileggermi delle cose. Pensavo che fosse l'albero madre a far rinascere, non il grande albero. Forse il grande albero faceva rinascere, ho sempre letto male io. Quindi se noi diventiamo un nuovo Lord Ancestrale, la runa maggiore comparirà pure questo simbolo sopra. È per questo che sulla runa c'è anche il simbolo di Radagon. Pian piano si sovrappongono sempre più simboli e ne renderla sempre più complessa. Non a caso ci sono già un sacco di cose complesse sopra. Assolutamente mi tornerebbe come cosa. Possiamo comunque respeccare. Ok, ok. Va bene. Prince of Death, take a good long look. See the wrath of the Golden Order, the Order's justice writ in blood. This is what's become of your precious witch. Naught but expired meat and bone. This is a proper death, oh Prince. Look at this rotten hole. No more children can be got from this useless flesh. Behold. Your mother is dead. This is revenge, you witch. And you, you ghoul. This is the wrath of Dee. Se non salvavamo il fratello, non l'avrebbe uccisa? Vesti di Fia. Quindi che qua il fratello. Mi piace un sacco la posa che sembra che la testa piccola sia quella appunto adesso che raffigura il fratello. Ah, hello. The rotten witch is dead. The Golden Order unsullied. Now I can look my brother Darien in the eye. Honeyed rays of gold, deliver my spirit. È la cosa giusta o meno? Dovremmo prenderci vendetta o no? Se prova a sedermi. Rimarrà qua? O fare altro? O fare altro? Mi ha lasciato qualcosa? No, non va a fare altro. Ha compiuto il suo scopo, ha vendicato il fratello e basta. Incontriamo però il fratello ora da qualche altra parte? Faranno qualcos'altro? Perché avevo i capelli lunghi all'inizio episodio?